si sono finti acquirenti, hanno acquistato sistematicamente per giorni dalle persone, hanno avuto dal pubblico ministero l'autorizzazione a ritardare gli arresti e i sequestri, e così è venuta fuori la realtà, che quello che sembrava il piccolo e occasionale spacciatore era invece lo spacciatore seriale e professionista, che si inseriva in una rete di spaccio che aveva di fatto preso possesso di quel territorio. Agenti sotto copertura acquistavano la droga per sanare così i pusher ed aggirare l'ostacolo della modica quantità. Sono in tutto 41 gli spacciatori finiti in manette, di cui 37 con arresti differiti ed altri 4 colti in flagranza di reato. Così si è conclusa l'operazione Duomo Vecchio, un maxi blitz antidroga portato avanti dalla squadra mobile e dal servizio centrale operativo della Polizia di Stato e coordinato dalla Procura di Arezzo. Un durissimo colpo alle principali piazze del lo spaccio Aretine, Campo di Marte, il Parco del Colle del Pionta. Cercheremo di conservare i risultati ottenuti fino adesso, presidiando la zona, facendo naturalmente ulteriori sacrifici, ma penso che lo dobbiamo alla nostra collettività. 5 mesi di indagini conclusi con i blitz dei giorni scorsi e la maxi retata al Pionta, piazzate dalla scientifica anche le telecamere negli angoli più caldi del Pionta per immortalare così le cessioni. In carcere sono finiti tutti i cittadini stranieri, per lo più nigeriani, metà dei quali richiedenti asilo. Ognuno aveva un ruolo ben definito nella fitta rete dello spaccio. Aree diverse, stupefacente diverso, appunto ribadisco, nella parte più prossima al parco solo hashish. Il consumatore che viceversa desiderasse l'eroina o la cocaina avrebbe dovuto fare qualche passo più in su e quindi rivolgersi proprio alla parte centrale del parco e del colle, dove avrebbe trovato solo spacciatori nigeriani che fornivano eroina e cocaina. Entrambe queste sostanze, fra l'altro, purissime. Sono stati così recuperati alcuni centinaia di grammi di droga nel parco, 70 invece gli acquirenti segnalati, tra questi anche degli insospettabili. Abbiamo assistito a spaccio a minorenni, a persone anziane, anche persone assolutamente insospettabili, anche persone che sono andate ad acquistare eroina o cocaina, comunque droghe pesanti, con la loro divisa da lavoro, anche insomma mestieri, professioni di una certa delicatezza. L'operazione rientra nel progetto Pusher 3 Piazza Pulita. 30 spacciatori tutti insieme portati in carcere effettivamente liberano la piazza di spaccio.